Hello, girls. Santo Amazon. Perché io tempo fa, se vi ricordate, cercavo un burro struccante. Cercavo questo burro struccante, ma il take the day off non mi andava bene, non volevo spendere tutti quei soldi. E un giorno mi comparve in un gruppo Facebook dove mettono errori di prezzo, queste cose così, super sconti, bla bla bla, questo. Un burro struccante della Physician's Formula, che io sinceramente conosco perché è un drugstore brand americano che forse avrò avuto qualcosa quando abitavo in America. E ma glielo dai un giochino, per favore? Per favore, dai un giochino a Ellie, grazie. Avrò avuto qualcosa sicuramente quando abitavo in America, però qua non ho mai preso niente perché è abbastanza cara. Comunque, l'ho pagato pochissimo, 6 euro. Sono 40 grammi, non è tantissimo, però ce ne vuole poco. Quando lo apri è al matcha ed è 3 in 1 Melting Cleansing Balm. Quando lo apri c'è questo. E c'è questo cosino qua. E dentro trovi una spatolina per prenderlo. Io l'ho usato 3 volte già. Ne ho usato pochissimo e mi ha struccato benissimo. Io addirittura non ho usato tipo il guanto oppure il, come si chiama, il panno in microfibra, la spugnetta, non ho usato niente per portarlo via. L'ho soltanto sciacquato con l'acqua tiepida, quanto chiudo perché la voce di Emma proprio mi frigge i neuroni. E poi ho fatto, io faccio il double cleansing, dopodiché ho lavato il viso con questo che lo sto usando. E questo l'ho preso pure, no, questo l'ho preso su Look Fantastic, ma questo su Amazon si trova pure. Mi sto trovando benissimo, nonostante sia oleoso, fa della bella schiumetta che ti lascia il viso morbidissimo, e mi trovo veramente bene. Quindi io faccio il doppio cleansing. Ora questo qua non è più al prezzo che l'ho preso io, però mi sembra che sta ancora scontato. Aspettate. Allora, io l'ho pagato 6 euro e qualcosa, 6 euro. Ora, al momento costa 7,59 euro e il prezzo intero è 14,90 euro, però al momento sta a 7,59 euro, quindi vi lascio il link sotto. Ricordatevi sempre che io sono, ve lo ricordo perché sennò sembra che una pusha, no pusha, scusate, quella italo-americana, sembra che una vuole fare chissà che cosa, però voi lo sapete, io ve lo dico sempre, sono affiliata ad Amazon. Dice Erika, rotte coglioni, l'hai detto mille volte, però lo so, la gente sta messa là tipo scroccona, tu ci fai vedere le cose di Amazon, così prendi la tua, non lo so, ve l'ho detto, non so se prendo punti che si convertono in soldi o direttamente si accumula tipo i soldi, non lo so, non lo so. Comunque intanto l'ho fatto, si vedrà. E quindi questo qua, siccome mi avete chiesto quando ve l'ho fatto vedere, ma effettivamente sto cosa è buona o non è buona, io mi trovo bene. Il take the day off non l'ho mai usato, quindi non posso farvi un paragone con quello, però come balsamo struccante strucca, perché io metto sempre eyeliner o matita nera dentro l'occhio, poi metto l'eyeliner oppure con la matita faccio la riga, e poi metto il bronzer, metto l'illuminante, metto il blush in crema, metto il rossetto matte che sono resistenti, metto 750.000 kg di rossetto, di mascara, e mi sistemo le sopracciglia con la matita, quindi è cerosa e quindi ci vuole. Io l'ho massaggiata bene bene bene, ma proprio poco, ho preso con la spatolina proprio una mezza falange, questa è la falange, mezza, e l'ho massaggiato e mi sono trovata bene. L'ho sciacquata bene con l'acqua tiepida, e poi se voi volete passare il panno, volete passare il guanto struccante, volete passare quello che volete voi, e poi insaponate il viso, sciacquato per bene, e sono andata avanti con la skin care, diciamo, dello struccaggio. Sarebbe mettere a cazzo di cane una crema idratante qualsiasi, perché questo avviene di sera lo struccaggio, e quindi ciao il tempo. I miei capelli sono bellissimi, sì, e quindi sembrano bagnati. Io odio l'effetto bagnato, ma non lo so che cazzo è successo, forse ho fatto troppa idratazione a sto giro, perché faccio il curly curl method, sono venuti così. Vabbè, comunque io Emma non la sopporto, ragazzi, parla un continuo, mi frigge i neuroni. Comunque ve lo consiglio, mi è piaciuto. Se voi l'avete mai provato, avete altre domande, quello che sia, giù nell'info box, nei commenti. Mi piace sempre confrontarmi con voi. Seguitemi su Insta. Non so, sto parlando un pochino, ma che vi devo dire? Mi piace, non c'è granché da dire. Vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video. Bye girls.